Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questo episodio siamo qui per fare un unboxing veramente molto sull'elettronica. L'avevamo già visto in passato, era la roulette LED che avevamo mostrato. Questo è il modello successivo che ci ha mandato l'azienda di questa sorta di DIY. Ovviamente verrà sempre tutto fatto in diretta, in caso che fosse quello lì, e potete trovare già il video prima di questa recensione. Infatti la recensione è programmata, mentre il video di solito, appunto, essendo una diretta, la facciamo direttamente. E appunto, quest'oggi siamo qui per andare a fare l'unboxing. Arriva da eBay, ci ha messo 50 giorni circa per arrivare, però alla fine è arrivato, quindi questo è quello che conta. Il costo è 1,39 euro, quindi è veramente pochissimo. Io direi di andare ad aprire il pacco a vedere quello che contiene. Allora, innanzitutto lo schedino, a differenza di quello precedente che appunto abbiamo qui, era di questo genere. In pratica era uno schedino che a quanto pare hanno tolto per l'età delle robe, a quanto sto notando, hanno rimosso il LED retroilluminato, inoltre anche i porta circuito integrato, anche questi qua sono stati rimossi. Ci sono i nostri LED. Oltre a questo ci hanno anche dato due condensatori, un transistor e così via. Questo per età l'avevo anche acquistato e per età me lo sono fatto spedire appunto dall'azienda, per fare un nuovo circuito integrato a gettoni. In pratica è un mini gioco, diciamo la roulette, dove se ad esempio esce, non so, un premio piuttosto che ci aggira a caso finché non si ferma e ci dà ad esempio un premio. Ad esempio una roba del genere. Volevo fare una cosa così, però adesso appunto quello che farò probabilmente è saldare all'esterno i LED, mentre l'interno lascerò pochissimo, solo il circuito integrato e il pulsante, anche lui non ci sarà perché metterò due fili che daranno il contatto e che dovrebbero essere collegati più che altro alla gettoniera. Questo è secondo l'idea del progetto, spero che riuscirò a farlo. Per il resto adesso dalla Computer Museo è tutto. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo episodio velocissimo di questo sistema a LED, anche perché appunto, come vi ho mostrato prima, i LED non cambiano, in realtà è cambiato appunto, hanno tolto solo delle cose a quanto pare. E niente, per il resto da Computer Museo è tutto, grazie ancora, al prossimo episodio. Ciao ragazzi!